Allora, Nane Mokrani, docente di islamistica al Pontificio Istituto per gli Studi Arabi, presidente del CIPAX, il Centro Interconfessionale per la Pace. Allora, c'è innanzitutto un'affermazione piuttosto banale da cui dobbiamo partire, ma anche doverosa alla luce di tante dichiarazioni politiche che abbiamo sentito in questi giorni. Allora, questo terrorismo e radicalismo non rappresenta l'Islam, probabilmente anti-islamico, però forse con doloroso realismo, Mokrani, dobbiamo dire che quel terrorismo, quell'estremismo sull'Islam, sulla fede, sta basando le ragioni del proprio attacco all'Occidente? Personalmente, da teologo musulmano, non posso dire che il terrorismo rappresenta una lettura della religione oppure un approccio. Queste persone delinquenti non hanno la preparazione nello studio per dichiararsi rappresentanti oppure studiosi dell'Islam. È al massimo una deriva settaria che contraddice non solo i principi islamici tradizionali, ma anche l'Islam maggioritario che convive con l'altro in pace. Dunque, questi atti terroristici rappresentano un tradimento, una blasfemia contro l'Islam e il suo profeta, perché un uso abusivo, un uso criminale del nome di Dio, e questo è da condannare in modo assoluto.